Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi ho registrato questo tutorial dai toni del rosa fucsia perché in pratica avevo due blush, questi qui di Divage, che non, insomma, erano un po' troppo scuri e quindi non ero riuscita mai ad utilizzarli. Quindi ho detto perché non utilizzarli come ombretti e mi piace un sacco questo trucco che mi è uscito fuori. Vi ho fatto vedere anche le cosine nuove che ho comprato, il fondotinta, l'illuminante, quindi insomma sarà un video molto interessante. Io spero che vi piaccia, fatemelo sapere qui sotto con un commento e vi lascio al video. Allora, ho già fatto la base e ho sistemato anche le sopracciglia, giusto per risparmiare un po' di tempo, altrimenti mi dilungo sempre. E cominciamo con la base. Applico questa qui, che è l'eyeshadow base di Wycon, e ne applico pochissima perché è molto molto pigmentata, è molto chiara. E la stendo sulla palpebra mobile e anche la fissa qua sotto. Allora, in pratica io avevo questo blush di Divage, che è il Baked Blush numero 02, ed ho anche quest'altro qua, che è lo 01, che però è più chiaro. Dato che questo, come vedete, è super super fucsia, è un po' difficile da applicare come blush perché tra l'altro sono molto pigmentati, quindi ho detto perché non sperimentare e creare, utilizzarlo come ombretto. Quindi ci proviamo, ho detto proviamo. Vado ad applicare questa base rosina, che si è anche cancellato, è di Mua. È un matitone di quelli glitterati. Lo applico sopra al primer, lo applico su tutta la palpebra mobile. Scrive abbastanza, però è un po' duretto. Ok, dopo averlo applicato prendo il blush, quello lì più chiaro, quindi lo 01, questo qui più pesca, e lo applico su tutta la palpebra mobile, quindi vado a ripassare il matitone che abbiamo precedentemente applicato. Vedete, si crea proprio un corallo, sì, un corallo è il colore giusto. Io non mi sono mai truccata su questi toni, con questi toni, quindi sto veramente sperimentando. Vado a fare la stessa cosa anche sull'altro occhio, obviously. Dato che comunque è un colore molto, diciamo, scuro più o meno, e sto molto attenta a non rimanere buchi, perché di solito qui davanti è il posto in cui rimaniamo più buchi senza mai accorgerci, neanche solo con l'eyeliner. Ok, dopo aver applicato faccio una cosa, non è molto facile, però insomma è fattibile. Prendo un pennello di questi qui piatti e pian piano mi porto l'ombretto verso l'alto, proprio così, vedete? E mi creo anche una sorta di V. Non è importante essere precisi, tanto dopo vi faccio vedere come andare a sistemare. Quindi piano piano cerco di alzare il trucco, per poi poterlo andare a sfumare meglio. Ok, arrivati più o meno a questo punto, quindi quando avete più o meno assunto le sembianze di un Oompa Loompa, prendo un pennello da sfumatura e prendo il colore più scuro, così andiamo a creare il nostro pasticcio. Ne prendo una punta, perché come vi ho detto sono scriventissimi, e lo applico nella piega e nella parte finale dell'occhio. Sempre, ricordate, portandolo verso l'alto. Chiaramente non è che ve lo portate qua, però. E sfumate moltissimo, cioè sfumate. Ok, arrivati a questo punto io non voglio andare ad appesantire troppo. Avevo pensato anche di mettere un ombretto un po' nero per andare un po' ad enfatizzare, però preferirei evitare, dato che è un esperimento. Prendo un ombretto chiaro, questo qui panna, questo lo utilizzo della Slick, e lo applico sotto qui per andare ad illuminare e per andare un po' a sfumare, a smorzare questo fucsia super. Ok, adesso prendo un correttore un po' più chiaro, e questo pennellino qui che avete visto nel video dei pennelli ovali, il cosiddetto spazzolino, e vado a pulirmi la forma del mio trucco. Ok, e poi andate a sfumare verso il basso.
aver fatto questo andiamo a completare prima la base e poi fare la parte di sotto e l'eyeliner. Allora, io utilizzo il mio solito correttore, quello lì di Kiko, il Full Coverage Concealer, lo applico prima con le dita, poi prendo il mio pennellino, che fa parte sempre del kit dei pennelli ovali, e me lo sfumo. State attenti però a non toccare la forma. Ok, adesso prima di fare baking e prima di completare il trucco di sotto, prendo un correttore più chiaro, questo qui è di Catrice, il Camouflage, e lo applico qui sotto per andare ad illuminare. Potete anche crearvi quella sorta di V e poi andare a sfumare verso l'esterno. Adesso mi applico la mia cipra e vado a fare baking. Ok, adesso mentre lascio agire applico l'eyeliner, non faccio una linea molto spessa. Ok, adesso procediamo col togliere la cipria. Vedete che con l'eyeliner ovviamente assume tutto un aspetto più bello. Ok, e passo un velo di cipria anche su tutto il resto del viso. Un velo perché comunque il fondotinta, non vi ho detto il fondotinta che ho utilizzato, è abbastanza opaco, ma non mi piace, quindi non ve lo consiglio. Questo qui è il Super Stay Pelle Perfetta di Maybelline, che non vi consiglio perché non è assolutamente coprente. Se avete bisogno di un fondotinta leggero può andare, però non è molto coprente, cioè non è proprio coprente, non molto. Vabbè, andiamo a fare la parte di sotto, che voglio fare tutta in oro. Ovviamente, avevate qualche dubbio? Io no. Vado ad applicare il matitone che ho utilizzato alla base anche sotto. Poi utilizzo Half Baked, l'oro dalla Naked 2, e lo presso sotto l'occhio sul matitone precedentemente applicato per creare un po' di contrasto. Le mie facce da ebete. È bello comunque il colore che ho applicato sopra. Mi piace. Ok, adesso prendo una matita nera. Utilizzo questa qui di Divage, la Waterproof, e l'applico nella rima sia interna superiore che interna inferiore. È molto morbida questa matita, è super scrivente, come potete vedere. Guardate la differenza. Mi piace un sacco. Eppure io non metto quasi mai la matita all'interno dell'occhio, però mi piace. Questa qui è bella proprio. Dato che comunque è venuto un po' un effetto hop, vado a smorzare e prendo un effetto hop, non so che significa. Prendo un pennellino e vado un attimo a sfumarla. La porto un po' verso l'esterno. Ok, adesso la mia parte preferita, applico il mascara. Potete anche applicare le ciglia finte, però non mi va adesso sinceramente, quindi applico semplicemente del mascara, semplicemente, ci metto 3 quintali di mascara. Io alterno questi due, lo Step by Step e l'I Love Extreme di Essence, questo qui è di Wycon, quello blu, e vai. Prima però, l'oggetto infido, piego le ciglia. Ok, dopo il mascara si può dire che sono rinata. Adesso andiamo a completare la nostra base. Allora, prima di tutto vado ad applicare un filo di blush. Utilizzo questo blush dell'Avon. Non utilizzo il blush che ho utilizzato sugli occhi perché non voglio poi troppo wow, perché è glitterato. Utilizzo questo qui di Avon, il Soft Plum. Ne applico un filo. Prima di applicare la terra vado ad utilizzare l'illuminante. Attenzione, attenzione, ho comprato il refill di Nabla, se è scappato, questo qui, Baby Glow. Questo qui, Baby Glow, bellissimo, ce lo sto amando. Ne applico, diciamo, in abbondanza. Vedete? Cioè, sì, troppo, io lo amo. Adesso volevo comprare anche un blush, qualche altro illuminante. L'altro illuminante che vorrei comprare è Angel, però voglio anche Hey Honey, che è un blush spettacolare. Cioè, sono proprio belli. Alla luce del sole sono uno spettacolo. Cioè.
Ok, con un gatto in sottofondo che non so da dove viene ma si sta lamentando, applico la terra, utilizzo la mia solita di Kiko che ormai, vedete, è finita. E vado a scaldare un po' l'incarnato. No, comunque questo trucco è top, mi piace un sacco. Non pensavo. Ok, adesso amo, vedete, guardate com'è tutto luminoso e... cioè top. Adesso, last but not least, le labbra. Io vado ad applicare la tinta di Wycon, questa qui che applico sempre perché la amo, la 28, che è nude perché non mi pare il caso di andare ad applicare un colore più scuro. Ecco qui, intanto che asciuga stavo quasi dimenticando l'illuminante qui davanti. Prendo sempre il refill di Nabla con un pennellino piccolo e vado a crearmi il punto luce qui davanti, che è una cosa immancabile, cioè guardate, no vabbè, amo. Ne applico anche un po' qui su, tanto abbiamo fatto proprio una cosa assolutamente leggerissima, devo dire. Ed ecco qua il trucco completato, io lo amo veramente, cioè non ero partita con un'idea particolare, però è venuto fuori qualcosa di molto bello, mi piace. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, insomma se lo rifarete, taggatemi su Instagram, non dimenticatevi di seguirmi, adesso caricherò, mi farò un botto di foto e vi intaserò tutta la home con le mie foto. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!